Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi andremo a realizzare una nail art cartoon, andiamo a realizzare il cerbiatto, quindi Bambi. Questo sarà l'ultimo video della settimana perché poi domani è sabato e domenica, non faccio mai video sabato e domenica. Allora, i colori che ci serviranno, il nero, il bianco, il solito, poi Buttercup, che è il classico C56, che è questo giallo. Poi Bubblegum, che è l'F56, poi Amber, questo è l'F61, poi C49, che è il nocciola, non è vero? Questo è oro rosa flash, scusate, mi sbaglio sempre. Allora, ci servirà anche lui, oro rosa flash, poi nudo. Questo è il C17, poi il nocciola che è sempre C49, poi due semipermanenti di La Femme, uno è l'H210, questo ormai lo conoscete che è il solito questo rosa chiarino, e poi questo qui che è l'H239, bellissimo sto colore. Qua e poi basta, credo di non essermi scordata nessun colore, però in questa nail art facciamo tre tip. Questa è la prima dove andremo a fare Bambi, poi con le altre due ve le dico mano a mano dopo, quindi sto video non so quanto durerà, quindi mettetevi comodi. Poi andremo a utilizzare la solita matita, il solito liner e il micro stavolta. Io niente, vi lascio il video di questo tutorial e ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi, vado a prendere la mia matita e andiamo a realizzare intanto lo sketch di Bambi. Allora, dopo aver fatto questo, io prendo il gel color nudo e con il liner vado a riempire la parte del viso. Adesso prendo il gel color nocciola e sempre con il liner vado a riempire la parte qua intorno degli occhi, il musino e il collo. Adesso sempre con il liner vado a prendere il marroncino più scuro della Femme, questo qua, e vado a colorare il ciuffetto sopra, la testolina dei capelli, diciamo così, li chiamo sempre capelli anche se è un animale. Poi con Red Diva col rosso vado a colorare il nasino, vado a riempire il nasino. Ok, dopo aver fatto questo io prendo il bianco e vado ad riempire gli occhi, poi con il rosa, questo qui più chiaro di La Femme, vado a colorare la lingua, sempre col liner.
adesso vado a prendere Amber, vado a colorare la pupilla e anche Buttercup. Faccio un po' il nostro, questo marroncino chiaro insieme a Buttercup insieme. Come qua ragazzi, allora, intanto all'interno della bocca l'ho fatto, ho messo sempre Red Diva, ho miscelato un po' il nero con il lucido ultra gloss, e adesso io prendo il nero, vado a fare le pupille, poi con il micro vado a fare, coloro anche l'orecchia qua che è girata sempre di nero, e poi con il micro vado a fare i vari contorni, insomma, diciamo. Adesso prendo il micro e con chocolate vado a fare tutti i vari contorni. Adesso invece con oro rosa flash vado a fare un fiocchettino qua nel petto, uso sempre il micro. Ecco qua ragazze, questo qui è Bambi finito, a me mi piace molto, cosa ne dite? Ok, dopo alla fine ve lo faccio vedere meglio. Adesso io levo la tip, andiamo a fare la seconda tip che facciamo subito. Allora, questo adesso non sono stata a bufferizzare niente di niente, ho levato i guanti perché erano tutti incasinati. Eccola qua, andiamo ad applicare questo bellissimo colore che è Champagne Flash, che è il numero G60. Aspettate che mi sono scordata di prendere il pennello, quello apposta per applicare i glitter. E praticamente niente, su questa tip qui, la seconda che andiamo a fare con Champagne Flash, la facciamo tutto monocolore semplice, due passate di Champagne Flash e basta, insomma. Allora, eccoci qua, adesso siamo arrivati alla terza tip, esatto, quell'altra ve la faccio vedere dopo, comunque avete visto. Andiamo ad applicare praticamente la rose gold su tutta l'unghia. Dopo ve la faccio vedere. Quindi adesso io prendo il mio lucido ultra gloss, lo vado ad applicare su tutta la tip e faccio catalizzare in lampada, scusate un attimo. Allora, e faccio catalizzare in lampada per 30 secondi più 5.
Allora, ho fatto cauterizzare 30 secondi più 5, questa qui è la polverina rose gold e la andiamo ad applicare adesso su tutta la tip, che ovviamente adesso mi si staccherà la tip sicuramente. Eccomi qua ragazzi, allora tutte e tre finite, questa qui è Bambi e mi piace averlo abbinato con quest'altre due tip fatte in questo modo. Aspettate che cerco di ingrandire un po', meno vedete meglio, due, eccole, eccole qua. Quindi la prima coro rosa flash, un po' un casino, mi è venuta perché mi si staccava sempre dall'espositore lì dove viene attaccata la tip, però vabbè. Poi Bambi e poi champagne flash, fatto in questo modo. Mi piace veramente tanto come è venuto anche Bambi, molto molto carino. Voi cosa ne dite? Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, poi vi faccio vedere un po' meglio. Io l'ho messo già qui nell'espositore delle tip. Niente, spero ecco che questo video vi sia piaciuto. Sotto nei video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo trio. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!